Ma cosa aspetti per salvare il nostro pianeta? Cosa aspetti per bloccare il debito climatico che lasceremo ai nostri figli? Cosa aspetti a cambiare qualcosa affinché quando arriva un temporale non abbiamo paura che possa arrivare tempesta di grandine grossa così? Ma cosa aspetti a cambiare qualcosa perché d'estate non arrivino 49 gradi? E non dirmi che aspetti la politica, che aspetti il G20, che aspetti il congresso, il 2050, no! Non possiamo continuamente aspettare gli altri. È tempo di tirar fuori le palle e dare il nostro contributo. Ma come? Beh, intanto puoi trasformare la tua casa in 100% elettrica e smettere di buttare fuori dal camino di casa continuamente fumi tutto l'inverno con una pompa di calore. Ma dirai, ma sì, ma sai che è complicato, ma non è per niente complicato. E oggi ti mostro come fare, perché è talmente semplice. Ciao, io sono Samuele e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè a trasformare le loro case in edifici 100% elettrici con le pompe di calore. Questa pompa di calore, questa tecnologia così oscura che sembra essere inarrivabile, in realtà è talmente semplice che esiste da decenni. Solamente che è stata un po' offuscata, messa da parte per dare spazio più alle caldaie. Infatti, guarda, oggi sono da Marta, che ha deciso di trasformare la sua casa in 100% elettrica. Prima di mostrarti la centrale termica, andiamo a sentire Marta cosa ci dice. Bene, ciao Marta, eccoci qua. Ciao. Allora, come promesso, chi ci segue da casa, volevo farti alcune domande. Tipo, perché hai deciso di passare a una casa completamente elettrica? Allora, io e mio marito abbiamo deciso di passare a una casa completamente elettrica, intanto per avere solamente una bolletta e poi per utilizzare al meglio, diciamo, l'impianto fotovoltaico che abbiamo installato nella nostra casa e non volevamo inoltre più dipendere da alcun combustibile fossile. Ecco, questi sono un po' i tre motivi che ci hanno guidato nella scelta. Sì, che non sono poi così tanto banali, anzi, sono bei motivi importanti. E tra le varie opportunità che avevi per trasformare la tua casa, perché hai scelto Sigillo Sicuro o un partner di Sigillo Sicuro? Allora, noi ci siamo un po' informati in internet, abbiamo cercato informazioni, abbiamo guardato alcuni video e quello che ci è risultato più affidabile tra i vari che abbiamo visto è appunto Sigillo Sicuro, anche perché poi offre una buona assistenza da quello che noi abbiamo visto e anche rispetto ai pareri che noi abbiamo sentito, ecco. Grazie. E cos'è stata quindi la cosa che più ti ha colpito una volta fatti i lavori, una volta visto anche chi veniva a casa tua, una volta visto quello che ti era stato promesso e quello che è stato realizzato poi, i risultati ottenuti? Allora, diciamo che c'è stata continuità tra quello che ci è stato promesso e quello che poi abbiamo visto e notato. Ecco, dopo aver installato tutto quanto l'impianto, abbiamo visto che c'è grande professionalità da parte vostra, ecco, e quindi ha confermato ulteriormente la nostra scelta, ecco. E Ok. sappiamo inoltre che se ci saranno delle difficoltà, appunto, potremo essere seguiti anche dopo. Grazie. E con il senno di poi, quindi dopo aver fatto l'esperienza, consiglieresti a qualche amica lo stesso percorso e consiglieresti anche Sigillo Sicuro? Sì, assolutamente sì, insomma lo consiglierei a un'amica per la sua abitazione. Grazie. Grazie a te. Bene, rieccoci allora in centrale termica. La centrale termica che non è cambiata di molto rispetto a prima che c'era una caldaia, anzi è sicuramente migliorata. Abbiamo in questo caso tutta la parte di riscaldamento che va verso la casa, i vari piani. Qui abbiamo un sistema a radiatori, quindi stiamo riscaldando una casa a radiatori. E sono stati sostituiti i circolatori perché erano vecchi, consumavano di più, adesso con circolatori nuovi. Ma questa parte non è assolutamente cambiata. Ovviamente, una volta che si mette mano all'impianto, è anche importante poi lasciarlo meglio di come l'abbiamo trovato. In questo caso è stato anche isolato e, come vedi, è stato fatto un lavoro certosino. Visto che stiamo spendendo dei soldi, è bene spenderli e ottenere anche un buon risultato. Dall'altra parte, invece, abbiamo il generatore, cioè la parte interna della pompa di calore, che produce
acqua tecnica e acqua sanitaria. Acqua tecnica, quindi l'acqua che gira nell'impianto di riscaldamento, cioè nei radiatori, e acqua sanitaria invece che è quella che viene usata nelle docce. Ecco, per le pompe di calore che non sono caldaie, c'è la necessità di accumulare acqua sanitaria, cioè trovare lo spazio per accumularla nel tempo, perché non produce acqua sanitaria istantanea, dobbiamo per forza accumularla. Allora anche in questo caso è stato previsto un accumulo da 300 litri perché in base ai bagni che c'erano nell'abitazione, in base alle utenze, al numero di persone e a come usano la casa, è stato dimensionato così. Bene, adesso invece ti porto all'esterno, nella parte che prima non c'era, perché la caldaia non ha bisogno di un'unità esterna, e ti faccio vedere come è stata integrata bene in giardino. Ma ti rendi conto che è già possibile riscaldare casa senza gas? Ma sì, come fai? Dai, è difficilissimo. No, basta aggiungere questa rispetto alla centrale termica, non è che ci vuole così tanto. E questa permette di fare riscaldamento senza buttare fuori fumi, scarichi, gas nell'aria, nel giardino, dove tu e i tuoi bambini giocate. Pensa, puoi stare qui davanti ore, giorni, mesi, a respirare senza che ti succeda nulla. Prova a metterti davanti allo scarico della tua caldaia, anche se è nuovissima a condensazione. Prova a metterti davanti a una pompa di calore ibrida che ha anche la parte di caldaia a gas che funziona. E lasceresti i tuoi figli lì ore, giorni, mesi a respirare davanti a quella canna fumaria? Non penso proprio. Bene, spero che abbiamo capito che le cose si possono fare, si possono realizzare. Si può trasformare la propria casa in 100% elettrica e non inquinare più. Beh, se vuoi approfondire questo tema vai sul mio blog samueletrento.it e se vuoi continuare a seguirmi iscriviti al canale e clicca sulla campana a fianco. Se hai domande specifiche per il tuo caso invece scrivile nei commenti qui sotto. Ah, una cosa, ti chiederai ma quanto è costato tutto questo? Beh, Marta ha usufruito del super bonus, ha realizzato gli infissi, il suo impianto fotovoltaico, la pompa di calore. E penso che ha fatto la scelta migliore che poteva fare.